Grazie a lei per due cose. Primo, perché quest'anno hai voluto inserire il primo livello, quindi 2 ore di corso, e poi perché ci hai parlato di italiano. È un avvenimento, lui parla solo francese. Grazie. Allora, e adesso il professor Michele Pizzuto, storia tematica. Buonasera a tutti e benvenuti. Anch'io cercherò di stare nei 2 minuti. Tanto per cominciare, la Presidente ha detto 33 anni, gli anni di Cristo. Io ne ho fatto esattamente 11 con voi tutti corsisti. Vi aspetto naturalmente giovedì alle 16, dalle 16 alle 17, di Storia dell'Arte. Quest'anno il programma, come sapete, ogni anno è sempre diverso. E cioè, io diciamo giusto per qualche, perché vedo corsisti sia degli anni passati sia qualcuno nuovo, no? E quindi praticamente nel 2011, sempre come anno accademico, ho fatto i 150 anni dell'unità d'Italia che c'è stata, no? E quindi l'arte i 150 anni, quindi dal 1860 fino al 2011. Poi nel 2012 fu l'anno della fede, bellissimo, e qui ci fu l'arte sacra, l'arte religiosa, dalle origini ai giorni nostri. Poi l'anno scorso, 2013-2014, il tema del lavoro. Qui ci sono esattamente 18, vedete, qui queste lunette, pitture parietali, affreschi, e rappresenta il lavoro, sia maschile che femminile, dal lavoro agricolo a quello culturale. E quindi dopo il lavoro, che non si è risolto molto, nonostante che io avessi dedicato un anno diciamo, al mondo dell'arte e del lavoro, quest'anno però, 2014-2015, come ho detto prima, anche per i corsisti precedenti, cioè che sono già venuti, quindi il tema è diverso, ogni anno è diverso, e cioè è il patrimonio dell'umanità, cioè i tesori salvati e quelli da salvare e da proporre anche all'UNESCO. Quindi noi faremo, già abbiamo iniziato a fare questo, giovedì prossimo la quinta lezione. Veramente c'è stata una partecipazione attiva, attiva. Quindi l'UNESCO, voi sapete che è un'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. E questa addirittura è dal 1945, quindi io ero un ragazzotto, molti di voi sono molto più giovane di me, e quindi praticamente adesso ha sede a Parigi, però oltre all'UNESCO, questa organizzazione della cultura e naturalmente della scienza, quindi hanno inserito anche la pace come bene anche culturale e mondiale, internazionale. Secondo me è importante questo. Quindi io vi aspetto numerosi giovedì prossimo, esattamente dalle 16 alle 17. Grazie di tutto.